anticipazioni Eumenidon. Tornano Roberta e Armando che litigano con Alessandro e Cristina. E veniamo adesso alle ultimissime anticipazioni di uomini e donne della puntata del Trono Classico e Trono Over di ieri. Vediamo quindi che cosa è successo e vi preannuncio che sono successe veramente molte cose. In primis ci sono due ritorni veramente eccellenti nel Trono Over. Ovviamente vi stiamo parlando di Roberta di Padua e Armando Incarnato. Si è molto parlato di Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza, di come hanno passato le festività, dicono anche di avere dormito insieme, ma senza avere avuto nessun rapporto intimo. Versione condivisa da entrambi. Segue quindi un aspro litigio fra la stessa e Roberta e Cristina. Il motivo del litigio risiede nel fatto che la prima ha accusato la seconda di non avere tenuto dei comportamenti da vera amica. Come se non bastasse questo, hanno litigato anche Alessandro e Armando, in quanto Armando dice che Alessandro ha parlato male sia di Roberta ma anche di Cristina, e il tutto si sarebbe svolto durante una cena nella quale era presente anche la tronista Ida Platano. Come se tutto questo non bastasse, c'è stata una discussione anche fra Alessandro e Cristina. Alla fine sembrava che dovessero lasciarsi, ma poi alla fine hanno fatto pace, dopo essere andati nei camerini e dopo un'altra lunga discussione. Cristina Tenuta ha voluto ribadire che con Armando Incarnato è tutto definitivamente finito. Anticipazioni Trono Classico di uomini e donne. Si passa quindi al Trono Classico, dove c'era solo Ida Platano che è andata in esterna con Ernesto e Sergio. Si passa quindi al corteggiatore Mario accusato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche da Ida di non fare nulla, ma alla fine hanno fatto pace e hanno ballato insieme. Arriva poi Luciano, un 60enne di bella presenza che con Ida Platano si è anche baciato, ma è uscito anche con Sabrina e Tiziana del Trono Over. Vedremo come evolverà fra di loro la situazione. E anche per queste anticipazioni di uomini e donne di Maria De Filippi è veramente tutto. A noi quindi non rimane che darvi appuntamento alla prossima settimana, dove è probabile che ci sarà la scelta di uno dei due tronisti di uomini e donne.